Speriamo che si faccia, speriamo che porti una maggiore possibilità nel Veneto di avere qualche soldo in più da spendere per le cose che ci servono. Quello che hanno espresso è che la cosa funzioni, ma non credo neanche che sia così facile, che il percorso sia così semplice, perché ci sono molti interessi naturalmente. Probabilmente anche ci sono degli eventi dall'Ucraina, adesso Israele, che la cosa è abbastanza sotto traccia. Non, con sto tipo di governo penso che dovrebbe essere agevolato l'iter, però è un po' difficile, insomma. È un momento particolarmente fluido, sono state spese molte energie, speriamo che qualcosa servano, ecco, questa è l'impressione che ho. Speriamo che si mettano d'accordo, che trovano un punto d'intesa i vari gruppi di partito e che si arriva a questa autonomia, che penso che il Veneto se lo meriti. Penso che ormai i tempi siano maturi per far sì che l'autonomia in Veneto venga riconosciuta. Lo Stato decentrerà alcune cose, ma non tutto quello che vorrebbero i veneti e che sarebbero necessarie, secondo me. Vedo troppi ostacoli, ogni volta che si tenta di fare un passetto in avanti c'è subito chi propone un fuoco di sbarramento e si torna indietro. 6 anni, ha detto, mi pare che se ci fosse stata una volontà più ferma, a quest'ora l'avremmo già avuta. Noi abbiamo votato per l'autonomia, quindi già qualche anno fa, quindi penso che questa sia l'opinione dei veneti. Speriamo che il governo, dopo tante parole, cominci a fare qualche fatto, perché ancora non si vede nulla all'orizzonte, almeno al mio modo di vedere.